Pensionati della fascia anziana di Schio presi di mira da una serie di telefonate a raffica tra fine luglio e primi di agosto, come riscontrato dai carabinieri che stanno raccogliendo più denunce e segnalazioni. A fronte di qualche persona fragile che abbocca i tranelli disseminati dai professionisti, come è accaduto di recente in città ad una coppia di pensionati preoccupati per la sorte del figlio, c'è anche chi, nonostante l'età non più verde, riesce a mantenere calma e lucidità necessarie per sospettare e riconoscere un tentativo di raggiro. Tutto questo grazie anche alla campagna informativa che da un paio d'anni a questa parte le forze dell'ordine e proprio l'Arma ha portato in campo sul tema della prevenzione truffe a persone anziane, mostrando le tecniche più in uso da parte di malviventi, spesso dotati di loquacità e capacità oratorie fuori dal comune, spacciandosi per finti carabinieri, operatori del gas, avvocati e altre figure. Di ieri gli ultimi episodi, per fortuna i tentativi di accalappiare al telefono la fiducia della persona anziana di turno sono stati sventati. Nel pomeriggio di ieri uno sconosciuto ha contattato una donna ultra settantenne di Schio, riferendo che un familiare che si trovava in stato di fermo in ufficio di polizia era stato coinvolto in un incidente stradale. Una storia del tutto inventata, come da prassi. Per il rilascio il malfattore chiedeva alla vittima di mettere a disposizione oggetti di valore. L'anziana non ha creduto alla frottola, per quanto apparisse credibile. Dopo aver contattato un familiare è stato avvertito il 112. Stesso copione nella giornata con altre due persone anziane segnalate la banda all'opera nell'Alto Vicentino. Giova ricordare che quando qualcuno si presenta a casa chiedendo denaro per favorire la rimessa in libertà a seguito di fermo delle forze dell'ordine, nel sistema giudiziario non esiste una sorta di cauzione come avviene in altri stati.